Dunque, ci siamo occupati a lungo del progetto della Bazzica. Il nostro, come sapete, è un programma partecipato, il nostro programma elettorale lo abbiamo realizzato insieme ai cittadini. Uno dei tavoli di partecipazione si è chiamato proprio Terzo Settore Sociale e non poteva prescindere dall'analizzare un progetto come quello della Bazzica e il sociale. È stato studiato in particolare questo progetto. Abbiamo valutato che questo è un progetto importantissimo per Grottaferrata, un progetto assolutamente da seguire, da tutelare, un progetto che però risulta così come composto, così come presentato dall'Associazione Temporanea di Scopo, risulta un progetto molto complesso e molto ambizioso, sia per la natura economica. Ovviamente voi sapete che la Bazzica va ristrutturata, la ristrutturazione della Bazzica comporta un impegno di spesa di 1.150.000 euro, sono stati richiesti dei finanziamenti alla Regione Lazio, è stato ritenuto ammissibile il progetto ed è finanziabile per 900.000 euro, quindi va seguito ovviamente l'iter amministrativo che porterà ad una finanziabilità del progetto stesso. Siamo 43 in graduatoria, in realtà i primi 30 sono stati finanziati, quindi come dire, ci sono delle buone speranze e delle buone possibilità affinché questa ristrutturazione, seppur molto complessa, voi sapete che la Bazzica ha una conformazione, l'edificio stesso è realizzata con dei piani sfalsati, quindi anche di difficile gestione per accogliere, diciamo, la disabilità, quindi ha bisogno di un intervento molto strutturato. Analogamente il progetto per l'attivazione dello studio di fattibilità realizzato dall'Associazione Temporanea di Scopo è altresì un progetto di un costo di circa 1 milione di euro. Quindi voi capite che c'è bisogno assolutamente di mettersi in rete non solo con i comuni limitrofi, ma di attivarsi con finanziamenti europei ovviamente per ottenere la finanziabilità di questo progetto. Cosa devono fare i giovani? Voi sapete che all'interno del progetto ci sono una serie di attività che partono dal centro diurno ai laboratori assistenziali ad un centro di formazione. Il centro di formazione stesso è già rivolto ai giovani, quindi i giovani possono già trovare all'interno un luogo dove, come dire, poter attivarsi, poter trovare anche possibilità di lavoro futuro. Il progetto prevede anche la possibilità di inserire delle attività che possono rendere autofinanziato il progetto, quindi di reggersi poi nel tempo con un autofinanziamento attraverso per esempio un ristorante, c'è anche l'idea di un ostello per accogliere i giovani, quindi ci sono tutta una serie di potenzialità che comunque noi diciamo debbono essere riattualizzate, cioè lo studio di fattibilità deve essere riattualizzato con la nuova amministrazione per verificarne ovviamente il percorso che parte dalla gestione del progetto stesso, la forma partecipata della gestione va concordata con la nuova amministrazione e assolutamente la nuova amministrazione deve rendersi parte attiva di questo progetto. Grazie.